Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Marco Pepoli, che mi chiede di parlare del disco del 2009 A Sangue Freddo del Teatro degli Orrori. Il Teatro degli Orrori aveva esordito con il bellissimo Dall'Impero delle Tenebre. Questo secondo disco ammorbidisce il tutto, chiaramente, nonostante poi ci siano pezzi grunge metal tipo 2 che picchiano come delle bestie, però già capiamo dall'incipit, dalla prima canzone, Io ti aspetto, dove il tutto è giocato con dei piani, con una morbidezza tranquilla, un romanticismo che il nostro cantante non sembrava quasi possedere nel disco precedente. Poi ripeto, arriva a 2 e subito il grunge metal e un po' di noise torna di riporto. E così come nella bella title track il rock diventa furioso e interessante. Bellissima la ballata di versioni diverse che mescola anche un po' di elettronica, un po' di sibili noise. È veramente un grande pezzo, così come Majavoski, altro pezzo notevole. Ma a me anche i pezzi più commerciali tipo È colpa mia mi hanno sempre divertito. È un bel disco, un classico bel disco italiano. Non vale secondo me il loro primo disco, che è secondo me il loro capolavoro. Però qui i pezzi sono belli, la foga dei nostri, seppur attenuata e ammosciatesi un po', indubbiamente dal primo disco, e rendendosi un po' più commerciali, però non hanno alcuna idea, non danno alcuna idea, insomma, di essersi svenduti. Sono pezzi veramente ben scritti, è un bel disco, non è un capolavoro, ma comunque di la dodicina di pezzi che ci sono dentro ce ne sono 6 almeno bellissime, gli altri 6 comunque sono dei riempitivi di alto lavoro, altro valore. Quindi per me questo disco del Teatro degli Orrori è un bel disco A Sangue Freddo, sicuramente uno dei dischi migliori italiani del 21esimo secolo, è da avere, riavere, riavere. Qui si capisce che cos'è davvero il rock, si capisce davvero che cos'è l'attitudine, e lo si capisce sin dai testi e soprattutto anche da proprio come si suona, da quel che si suona e come lo si suona. Non c'è niente che sembra precostruito, qui è pura foga, pura idea e pura voglia di esprimersi. A volte ci si esprime meglio, a volte ci si esprime peggio, ma comunque va detto che il gruppo di Capovilla è con questo disco un altro bellissimo disco di alternative rock italiano, che comunque ha ancora spunti noise e che si muove, cerca di cambiare. In questo non è male, avessero fatto una copia del primo esclusivamente probabilmente sarebbe venuto fuori un disco mediocre, allontanandosi un po' dal noise che comunque c'è, resta un disco di un gruppo interessantissimo che appunto proveniva da Rewinding National Man e lì è ritornato. Quindi che vi posso dire, Capovilla poi ha una voce molto espressiva, mi piace il suo modo di urlare, cantare e esporsi, così come mi interessano molto la sezione ritmo degli altri, perché fanno veramente un muro di suono quando serve enorme, eppure sono delicatissimi nei momenti in cui devono esserlo. Quindi per me il disco è qui sotto, è un disco obbligato per chi ama la musica italiana, uno di quei dischi che insomma hanno anche vendicchiato bene, è uno di quei dischi diventato super cult, almeno per il sottoscritto. L'ho sfondato nel 2009 come avevo sfondato il primo, perché sono un gruppo che mi sono entrati nel cuore come erano già i One Dimensional Man. Quindi che vi posso dire di più, se amate il rock, quello vero italiano, qui sotto c'è il link, fate un po' voi, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, il pippolino, e poi scoprite davvero che cos'è il rock italiano, perché non è che ne siamo esenti. Uno dei migliori gruppi appunto degli anni 2000 italiani non può che essere questo, il Teatro degli Orrori, e questo A Sangue Freddo ne è una piena dimostrazione, nonostante vi ripeto sia imperdibile soprattutto il primo disco, ma questi primi due sono veramente da buttare giù come l'acqua fresca nel deserto.